Firenze si illumina e cerca di lasciarsi alle spalle il periodo complicato appena vissuto. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dei commercianti del quartiere 4. Edoardo Boccherini, coordinatore centro commerciale naturale per Vettori. Firenze, riparte? È una ripartenza per Firenze. Firenze riparte ridando luce nelle vie, nei quartieri, nei rioni. Qui siamo nel rione del Pignone che dopo tanti anni di duro lavoro ha iniziato a riqualificarsi, a diventare sempre un quartiere con più attività, con più vita, quasi come una piccola parte del centro un pochino più spostata verso la periferia. I commercianti hanno voglia di fare, questa voglia di fare quest'anno l'hanno dimostrata unendosi tutti insieme e partecipando al bando poi messo a disposizione da parte del comune per quanto riguarda le luminarie e quindi le luci che poi sono state messe nelle vie, in questo caso su Piazza Pervettori e via Pisana fino ad arrivare alla porta di San Frediano. Credo che sia un modo per dire dalle attività per dire verso i propri concittadini, i residenti, ripartiamo, aiutiamoci insieme, mettiamoci alle spalle tutte le preoccupazioni del Covid senza dimenticarsi le buone regole per non ricaderci nuovamente, ma noi ci siamo, c'eravamo prima, eravamo gli unici che veramente hanno supportato la cittadinanza e la residenza stando aperte e continuando a illuminare comunque le strade. È un modo per ricordarlo ancora un'altra volta e per andare avanti, una luce di speranza per il futuro. Anche l'isolotto risplende con una nuova illuminazione. Alessandro Sborgi, centro commerciale naturale Isolotto. Dopo 5 anni finalmente l'isolotto si rillumina grazie ai commercianti e grazie anche al contributo del quartiere e comune di Firenze per le luminarie. Siamo riusciti finalmente a riaccendere e a dare luce all'isolotto. E dalla voce di una commerciante, la signora Gioia, la speranza che la luce possa finalmente far vedere la fine del tunnel. L'illuminazione è sempre una bella cosa, è luce, per cui diciamo sì una voglia di vedere la luce in fondo a questo tunnel che dove siamo stati catapultati. E quindi intanto cominciamo a mettere le luci fuori dai negozi. Quest'anno poi ci abbiamo avuto anche questa opportunità che il comune ci rimborsa un 50% di quello che abbiamo speso per fare questo tipo di illuminazione, per cui ne abbiamo approfittato in molti, anche se purtroppo non in tutti, perché un segnale di ripresa in qualche modo del commercio per... E poi il nostro quartiere che è tanto amato e tanto bello, penso che siano contenti poi anche gli abitanti,